scegliere di fare l'infermiera è già una scelta importante. Poi per me questo ha costituito proprio un po' lo scopo di tutto ciò che ho fatto in questi anni, e proprio costituisce quello che io dico un po' il core della nostra professione, farlo poi in particolari condizioni di bisogno, ecco, non perché gli altri non hanno bisogno, ma questa è una situazione particolare, ecco. Lavoro esattamente un po' per tutte le organizzazioni internazionali, quindi l'internazionale e l'espatriato, è di seguire il personale locale e di fare insegnamento, ecco. Episodi particolari tantissimo, perché ognuno in realtà arriva un po' con la sua storia. Non c'è un episodio in particolare, c'è soltanto quello che si descrive un po' un insieme di emozioni che derivano proprio dalla conoscenza di determinate storie che sono tanto tanto lontane dal tuo non solo modo di vivere, ma proprio anche ciò che ti aspetti da una vita normale, no? Tutto cade, anche come viene trattato, che so, un bambino, le condizioni di povertà, il fatto che non ridono, che non piangono, poi che rimangono con noi, che si affezionano, sono stati anche per periodi di 3 mesi con noi, che all'inizio non parlano, poi invece si instaura un rapporto bellissimo, non soltanto l'intervento di per sé, quindi tutto ciò che è tecnico, ma anche proprio un insieme di emozioni, ecco, la condivisione un po' della vita. Ovviamente quando si fa un lavoro del genere, ma anche quando ho iniziato qua, insomma, quando ho iniziato a fare infermiera, c'è sempre la famosa ansia da prestazione, di essere all'altezza, insomma, inserirsi in un ambiente particolare, ma non difficile, anzi.